poi andiamo su. Io voglio cogliere questa occasione per fare un grandissimo ringraziamento a tutta la squadra che ha lavorato in queste ore e in tutti questi mesi. Un ringraziamento personale e molto particolare al prefetto Gabrielli. Sono molto contento che sia qui e lo voglio veramente molto ringraziare. L'orgoglio italiano che ho citato stamattina è un orgoglio vero, perché abbiamo dimostrato a tutto il mondo che ha guardato in queste ore quello che è accaduto, che cosa è in grado di fare la tecnologia, la volontà, l'efficienza italiana. Abbiamo lavorato, avete lavorato in squadra con tanti altri, ma credo che sia un momento di grande orgoglio nazionale che è giusto rimarcare, perché noi parliamo sempre male di noi stessi, siamo i campioni dell'autolesionismo e io penso che invece sia un momento nel quale è giusto rimarcare con orgoglio ciò che di positivo è stato fatto. Voglio anche rimarcare con grande orgoglio che si è fatto un ottimo lavoro di rapporto tra pubblico e privato. Questo penso che sia una delle cose forse più importanti e più positive, che è emerso una capacità di lavoro pubblico-privato che ha funzionato, poi ne parleremo su un attimo, però insomma una capacità di lavoro pubblico-privato che dimostra che è possibile in Italia che il pubblico e il privato collaborino. E se tutti insieme ripensiamo al dramma che sta dietro la vicenda di queste ore, ci rendiamo conto di quanto questa collaborazione sia importante e sia stata importante. Non voglio dimenticare in questo momento che cosa ha voluto dire e che cosa vuol dire quel dramma, un dramma che ha costato la vita a tante persone. Il pensiero va naturalmente ancora ai dispersi che sono lì, intrappolati lì dentro, e che è dovere nostro, i cui corpi è dovere nostro recuperare, e naturalmente un pensiero a tutte le famiglie che hanno vissuto questi mesi, questi anni ormai, in una situazione drammatica. Voglio anche aggiungere in questo momento quanto questo messaggio sia oggi importante per la terra che ha vissuto questi mesi così ferita, quell'isola del Giglio e quel mare toscano che ha vissuto una ferita molto intensa e che però è stato al centro dell'attenzione mondiale e ha dimostrato tante qualità, perché quella terra, quell'isola, quegli amministratori, quegli abitanti hanno dimostrato tante qualità. Credo che questo sia stato sicuramente molto importante, lo voglio rimarcare ringraziandoli ancora adesso, così come voglio ringraziare tutte le strutture dello Stato che hanno lavorato e collaborato, il Ministro dell'Ambiente, al quale darò la parola adesso. Voglio anche ringraziare il predecessore del Ministro Orlando, il Ministro Clini, che ha partecipato alla prima fase di tutto questo, di questo lavoro. Insomma, è un giorno in cui l'orgoglio nazionale è giusto che ci sia, con la dovuta sempre sobrietà, tenendoci sempre con i toni che sono tipici e che il prefetto Gabrielli anche nella comunicazione pubblica ha giustamente tenuto nelle scorse ore, però insomma credo che sia giusto viverla e gestirla così. Andrea? Sì, grazie. È giusto essere orgogliosi, è giusto che il nostro pensiero vada ancora ai due corpi intrappolati nella nave, ed è giusto essere però anche orgogliosi dal punto di vista ambientale, nel senso che questo intervento è un intervento che ha limitato, direi quasi azzerato, il rischio che ci fosse nel proseguo dell'operazione un impatto sul contesto ambientale. Naturalmente quando il Presidente richiama anche diciamo le virtù della nostra capacità di lavorare insieme, credo che si debba sottolineare una cosa: non si è trattata di una vicenda che si è, come inevitabilmente mediaticamente trasmesso, che si è giocata nel corso di quelle ore dell'operazione. Si tratta di un'operazione che è partita molto prima, con un grandissimo lavoro di approfondimento, con l'approntamento delle eventuali contromisure. Si è parlato molto del piano B, c'erano tanti piani B che sono stati messi in campo, ieri lo abbiamo visto durante le operazioni, e questo insieme di cose, fatemelo dire, è il frutto di una collaborazione tra pubblico e privato sicuramente, ma anche
di un pubblico che sa mettere in campo le sue eccellenze. Io qua voglio ringraziare il prefetto Gabrielli, che è stato quello che ha coordinato tutto questo lavoro, ma anche l'insieme dei corpi dello Stato che hanno lavorato in questa direzione, e le maestranze. Là sopra c'era un cantiere di 500 persone che ha continuato in tutti questi mesi a lavorare in questa direzione. Noi possiamo dire che il bilancio, e non lo diciamo soltanto perché abbiamo visto l'immagine alla televisione, ma perché c'è stata costantemente un'attività di monitoraggio della qualità delle acque, che il bilancio ambientale è un bilancio, rispetto diciamo ai rischi che si correvano, un bilancio positivo. La qualità delle acque è rimasta immutata, e possiamo anche dire un'altra cosa che io credo sia molto importante, che oggi affrontiamo sicuramente delle fasi altrettanto difficili, ma avendo fatto la prima prova generale della tenuta della nave, quindi i prossimi passaggi si baseranno anche su dati tecnici, approfondimenti che ci consentono poi di affrontare le prossime fasi con relativa sicurezza. Si tratta sempre di un'operazione che non è mai stata fatta nella storia della marineria, però lo facciamo alla luce oggi di questa di questo passaggio, che è un passaggio che ha integrato molti degli elementi che alla vigilia dell'attività di raddrizzamento erano soltanto modelli ingegneristici, non invece dati di fatto. Ecco, grazie anche ai privati che hanno collaborato a una riduzione diciamo del danno in questa fase. E credo davvero, insomma, ora mi sia consentita questa ultima notazione, che dovremmo saper parlare meglio, guardarci con maggiore indulgenza e anche con un po' più di orgoglio rispetto a sfide come queste, che abbiamo saputo preparare non in ragione di una virtù che viene spesso richiamata e che talvolta non lo è, che è l'improvvisazione, ma invece in ragione di una capacità di prevenire, di guardare un po' più lontano rispetto al giorno dopo, e soprattutto questo che ho fatto, di lavorare in squadra. Ecco, tutte cose che, se vogliamo fare delle metafore, diciamo, mancano, ahimè, per tante ragioni, in tante vicende al nostro paese. In questo caso ci sono state, e credo che bisogna esserne molto ma molto soddisfatti. Signor Prefetto, signor Presidente, signor Ministro, io ovviamente mi faccio interprete della soddisfazione e della gratitudine che le rivolgiamo per essere qui oggi e per l'attenzione che lei ci rivolge anche pubblicamente. Di questa avventura e di questa vicenda mi piace sottolineare che questo è il risultato di un lavoro di squadra. Non c'è mai stato un uomo solo al comando. Quelli che lei vede sono una qualificatissima, ma una piccolissima parte delle innumerevoli persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto, e credo che la cifra distintiva di questa nostra collaborazione, quello che lei sottolineava e quello che lei auspicava anche in un contesto più ampio di collaborazione tra privato e pubblico, ecco, la cifra distintiva di questo lavoro si riassume in un sostantivo: serietà. C'è stata serietà da parte della parte privata, che è rimasta solida, è rimasta solvibile ed è rimasta, come dire, in tutti i passaggi, aderendo sempre alle sollecitazioni della parte pubblica, mai sottraendosi a quelle che erano le indicazioni della parte pubblica. E la serietà di una parte pubblica, di colleghi che in una, mi lasci fare questo piccolo sfogo da funzionario dello Stato, cioè a volte c'è una rappresentazione di una burocrazia fine a se stessa, e invece c'è una burocrazia in questo Paese che sa assumersi le proprie responsabilità. Le persone che lei vede hanno vagliato, sottoscritto, autorizzato, senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica, quindi non hanno ricevuto gettoni di presenza, non hanno avuto prebende o upgrading di nessun tipo, ma si sono assunti delle responsabilità enormi, perché
È vero che abbiamo avuto la fortuna di una parte privata serissima, un pool di ingegneri, e qui sottolineo ingegneri in gran parte italiani, perché poi sì, noi avevamo un grande giocatore, un grande attaccante, ma dietro c'era una squadra di grandi pensatori e di grandi ingegneri. Qui abbiamo l'ingegnere Porcellacchi, abbiamo l'ingegnere Girotto, insomma, gente che fa onore al nostro paese. E questo grande lavoro poi doveva essere vagliato, doveva essere autorizzato e doveva essere in qualche modo sottoscritto rispetto a quelli che erano gli impegni che la pubblica amministrazione si assumeva nei confronti del privato. Ecco, tutto questo senza trionfalismi, perché credo che non ce ne sia bisogno, anche perché la strada non è ancora terminata. Noi abbiamo ancora due fasi estremamente importanti: la collocazione dei cassoni nella fiancata di dritta e il rigalleggiamento, che non saranno passeggiate. Però ecco, abbiamo conseguito, io ritengo, un buon risultato coniugando pubblico-privato con il collante della serietà. E oggi sottoponiamo, in qualche modo presentiamo alla sua attenzione questo lavoro di cui siamo profondamente orgogliosi. Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. Grazie a voi, c'è qualche domanda? Se non ci sono domande, io voglio aggiungere un'ultima parola, che è questa, sulla base proprio del concetto che abbiamo appena ascoltato. Ovviamente la voglio rivolgere al prefetto Gabrielli, ma tramite lui la voglio rivolgere a tutti coloro che hanno operato in questi giorni. Ciò che ci inorgoglisce di più come pubblica amministrazione è stato il modo trasparente, e che tutti i cittadini italiani hanno visto, di che cosa vuol dire assumersi responsabilità. Il prefetto Gabrielli e tutte le persone che hanno lavorato, prima che tutto accadesse, hanno detto alcune cose, si sono assunti responsabilità, hanno preso impegni. Le cose sono andate bene, esattamente come si era sperato che andassero, ma quello che conta è il concetto di assunzione di responsabilità. Abbiamo dimostrato che gli italiani, gli amministratori pubblici del nostro Paese, sono persone che si assumono responsabilità gravose, perché penso che non sia stato semplice dire quelle parole prima che tutto accadesse. Adesso è probabilmente più semplice parlare adesso, ma prima era molto più complicato. Ma lo dico perché questo è un modo per voltare anche una pagina, per voltare una pagina dell'immagine pubblica del nostro Paese, che in quella vicenda è stata un'immagine purtroppo di fuga dalla responsabilità per certi versi. Questa è stata l'immagine degli italiani che fuggono dalla responsabilità, che è passata ai noi nel resto del mondo. E invece oggi, grazie al lavoro di tutti voi e grazie appunto a questo concetto che il prefetto Gabrielli ha voluto ripetere, ma che tutti i media e tutte le televisioni italiane e del mondo hanno colto, perché tutti l'hanno immediatamente messo sotto, ha detto così, funzionerà così, si assume la responsabilità, ci può prendere un impegno che andrà così. E io penso che questo sia forse il modo migliore per dimostrare che cosa ha voluto dire un evolversi delle cose a questo modo. Vi ringrazio ancora e adesso saliamo al piano di sopra. Grazie. Grazie. Scusate, vi tolgo questo. Attenzione! Chi è il...